A tutti un buon pomeriggio e ben ritrovati al TG6 delle 14. Apriamo con una notizia che riguarda ancora l'abbattimento dei cervi. Da lunedì si apre la caccia come prevista dalla delibera di giunta regionale dello scorso agosto, ma le associazioni ambientaliste non demordono e questa mattina hanno annunciato ricorso al Consiglio di Stato. Ci spiega tutto nei dettagli Andrea Costantini. Le associazioni ambientaliste sono pronte a giocarsi l'ultima carta per scongiurare la caccia al cervo in Abruzzo e stamani davanti al Consiglio regionale all'Aquila hanno annunciato il ricorso al Consiglio di Stato. Due eventi hanno caratterizzato la settimana. Prima la decisione del TAR Abruzzo che non ha accolto la richiesta di sospensiva della delibera presentata dalle associazioni LAV, LNDC, Animal Protection e WWF. Ieri la terza commissione agricoltura, sviluppo economico e attività produttive del Consiglio regionale ha respinto a maggioranza, 18 voti contro 12, la mozione presentata dalle opposizioni che chiedevano la revoca della delibera di giunta 509 dello scorso 8 agosto che apre alla caccia ai 469 cervi da dopodomani, lunedì 14 ottobre, dettandone le regole sul prelievo in forma selettiva, distinzioni per sesso e classe di età con annesso tariffario. Ieri nel corso della commissione sono stati ascoltati anche alcuni tecnici come il biologo Stefano Mattioli, la responsabile dei rapporti con le istituzioni OIPA Arianna Fioravanti e il presidente dell'associazione Appennino Ecosistema Bruno Petriccione. Quest'ultimo in una nota ha fatto sapere di aver riferito che il progetto di abbattimento dei cervi, oltre che essere basato su presupposti scientifici errati, non può essere attuato se prima non riceve la necessaria autorizzazione in base all'obbligatoria procedura di valutazione di incidenza ambientale, con il conseguente approfondimento su basi scientifiche delle conseguenze ecologiche dello stesso su habitat e specie di interesse dell'Unione Europea e la possibilità di partecipazione del pubblico al procedimento. E ora la battaglia ambientalista prosegue, probabilmente all'ultimo atto. Oggi siamo qui per presentare la prossima azione che metteremo in campo per salvare i cervi dalle doppiette. Ricorreremo al Consiglio di Stato, che è l'ultimo passo possibile di questa lunga campagna che ha tenuto impegnati i volontari e tutte le persone che amano l'Abruzzo e gli animali per tutta l'estate. L'ultima possibilità, perché da lunedì la caccia al cervo in Abruzzo sarà aperta e lo sarà perché la Giunta regionale ha deciso che si può sparare al cervo, senza mettere in campo tutte le necessarie azioni di prevenzione che potrebbero invece abbassare il rischio di impatto con gli autoveicoli o limitare i danni all'agricoltura. Ci spostiamo a Teramo per un'altra questione bollente. Il presidente della regione Abruzzo è intervenuto ieri, ha parlato del sequestro della scuola Delfico e dei lavori che interesseranno il traforo del Gran Sasso con conseguenti disagi alla viabilità. Marsiglio ha voluto puntualizzare di aver assegnato 15 milioni di euro alla provincia di Teramo per la riqualificazione del Delfico, a suo dire mai spesi, e che la messa in sicurezza dell'acquifero è assolutamente necessaria. Per noi c'era Ania Cantagalli. Non le manda a dire il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio sul sequestro dell'edificio Delfico di Teramo e sui lavori che partiranno nel traforo del Gran Sasso. Intervenuto ieri nella sede della ASL per presentare la futura cittadella della salute in contrada Casalena, Marsiglio ha rispedito al mittente le accuse di assenza avanzate nei giorni scorsi dal presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, dopo il sequestro del Delfico. Veramente la regione è stata presentissima, chiederei sempre, a parte il fatto che nella qualità di vicecommissario della ricostruzione io ho dato alla provincia di Teramo 15 milioni per rifare tutto il Delfico e non hanno ancora speso un euro. Dopodiché c'è stato un intervento della magistratura, la regione ha partecipato ai tavoli, sono stato rappresentato dal consigliere Paolo Gatti, presidente della commissione, e anche dagli altri uffici, perché l'ufficio speciale della ricostruzione è presieduto da Rivera, la protezione civile con l'agenzia diretta da Mauro Casinghini stanno collaborando attivamente, l'ATER altrettanto, quindi ATER e Protezione Civile stanno reperendo gli alloggi e verificando la fattibilità del trasferimento dei convittori presso gli alloggi dell'ATER. La Regione sta mettendo a disposizione i propri spazi e tutta anche la propria ruolo istituzionale. Chi vuole fare polemica contro la Regione quando un liceo che non è né di proprietà della Regione né di responsabilità della Regione viene chiuso per intervento della magistratura è soltanto uno che cerca la lite e chi cerca la lite troverà pane per i suoi denti.
Il presidente della regione ha parlato poi anche dei lavori che interesseranno il traforo del Gran Sasso per la messa in sicurezza dell'acquifero. È evidente che bisogna fare lavori, non si può passare 25 anni a lamentarsi del fatto che l'acquifero del Gran Sasso non è messo in sicurezza e poi quando iniziano i lavori andare in giro a bestemmiare perché si lavora. Bisogna fare i lavori per mettere in sicurezza l'acquifero, è quello che stiamo facendo. È evidente che per fare questi lavori un impatto sulla viabilità e sulla percorribilità completa del traforo si deve pagare. Cercheremo di limitare al massimo questo impatto. Noi, dopo oltre 20 anni che la questione è rimasta appesa, stiamo finalmente dando inizio ai lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e questo credo che sia un evento che tutta la provincia di Teramo e dell'Aquila, che viene dissetata da quest'acqua, debba festeggiare come un traguardo e un progresso per la propria sicurezza e per la sicurezza del proprio approvvigionamento idrico. Restiamo a parlare del Delfico. No alle lezioni pomeridiane. Gli studenti di Teramo rimasti senza scuola hanno disertato in blocco. Il ritorno sui banchi di scuola nelle aule provvisorie hanno messo in scena un sit-in davanti al Palazzo Melchiorre Delfico, posto sotto sequestro e sgomberato dalla magistratura per criticità strutturali. Sappiamo, insomma, lo Stabile ospitava 3 licei, una scuola elementare, una scuola media, oltre al convitto nazionale. I maturandi del liceo classico hanno scritto una lettera indirizzata a Comune, Provincia, alla Regione, al Ministero dell'Istruzione. Le proposte avanzate finora, come le lezioni pomeridiane di soli 35 minuti per un totale di 3 ore, che dovrebbero sostituirne 6 in una sede provvisoria, non sono né sufficienti e né adeguate alla serietà del nostro percorso di studi. La scuola è un diritto, proseguono gli studenti nella lettera, che ci sta venendo negato. Il Delfico non è solo un edificio, ma parte della nostra identità. Qui abbiamo costruito ricordi, amicizie e trovato ispirazione. E cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Montesilvano. Alcuni residenti del Palazzo Riviera 1, a distanza di 3 anni, chiedono di poter rientrare nelle loro case. Di nuovo un sit-in, questa volta in Piazza Diaz, davanti a Palazzo di Città. A sostegno di chi protesta anche Domenico Pettinari, ma ascoltiamo tutto nel servizio di Paolo Renzetti. Da quasi 3 anni fuori di casa dopo la dichiarazione di inagibilità dello Stabile, oggi i condomini del Palazzo Riviera 1 di Montesilvano chiedono però di poter rientrare nelle loro case. In data 13 maggio c'è stata l'ordinanza di sgombero, perché a seguito di una perizia di un ingegnere aquilano che diceva che c'era un pericolo di crollo senza preavviso. Tra il 9 giugno e il 15 giugno 4 ingegneri strutturisti che sono venuti a visionare il nostro stabile sono stati sentiti ufficialmente dal comandante dei vigili urbani di Montesilvano, cioè con un sit, con un verbale di sommarie e informazioni testimoniali, e tutti e 4 hanno dichiarato che non c'era nessun pericolo crollo. In data 6 luglio 2021, un giorno prima dello sgombero forzato, lo stesso ufficio tecnico del comune ha dichiarato che non c'era pericolo crollo, perché i calcoli dell'ingegnere aquilano erano sbagliati. Noi abbiamo lettere, documenti, quindi possiamo provarlo tranquillamente. In data 7 luglio sono stati sgomberati con la forza, in data 8 luglio è stato aperto il passaggio pedonale e sono 3 anni che ogni estate, anzi 4 estati, che là i turisti passeggiano tranquillamente. Allora la domanda fondamentale è: c'era il pericolo crollo e quindi si è giocato la roulette russa con i vacanzieri, oppure non c'era il pericolo crollo e... noi siamo stati cacciati via arbitrariamente. Diverse le attività che hanno dovuto chiudere subendo un danno economico rilevante. Un danno molto forte e soprattutto anche danni morali, soprattutto come 3 stagioni perse, 4 stagioni perse. È veramente un disastro. Vogliamo la verità e vogliamo riaprire. Ecco, voi avevate questa attività e soprattutto l'estate lavoravate tanto. Sì, perché soprattutto una zona turistica, un grande centro di Montesilvano per l'estate. Vorremmo, insomma, riaprire perché ci sono grandi danni economici. Domenico Pettinari chiede che per la risoluzione del problema ci sia l'intervento dell'amministrazione comunale.
anche se non è il pubblico in prima persona interessata, ma il pubblico, cioè l'amministrazione comunale, il sindaco, può farsi portavoce loro e chiedere quando queste persone potranno rientrare dentro casa. Questo è, secondo me, una cosa doverosa, un dovere anche istituzionale dell'amministrazione comunale. Ci auguriamo che veniamo ascoltati, perché non possono rimanere nell'interrogativo perenne. Ci spostiamo a Pescara. Tra le incompiute più longeve c'è Piazza Nil degli Otti, che sta diventando un luogo nevralgico dei colli, soprattutto per i residenti. E il PD scende in piazza per chiedere almeno l'installazione di un impianto di videosorveglianza. Il servizio. Piazza Nil degli Otti a Pescara è diventata l'esempio di ciò che può accadere nelle periferie, questo secondo il PD. I colli dopo il centro, insomma, ma non per la querelle che vede il fallimento totale di un accordo di programma, in questo caso tocca dirlo che le responsabilità non sono certo del comune, ma è sull'urgenza di intervenire per salvare la vivibilità di chi qui ci abita. Questa è una piazza che è attesa ai colli ormai da più di 25 anni, purtroppo è stato un lunghissimo contenzioso che ha contrapposto il comune con il privato, oggi il privato è fallito e di conseguenza anche molti cantieri sono chiusi per questo motivo. Il problema è che questa piazza è terra di nessuno, noi in più occasioni anche dall'opposizione abbiamo chiesto più volte che venissero messe queste telecamere. Finalmente, dopo tante richieste che ho qui con me anche per dimostrarle, siamo riusciti a far acquistare una videocamera Speed Dome, così si chiama, al comune. Finalmente, dopo tantissimo tempo, oggi però manca soltanto l'allaccio dell'Enel, che vuol dire che manca l'ultimo miglio, quindi è un appello pubblico costruttivo che facciamo al Comune affinché chiami finalmente l'Enel per dotare questa piazza di questa videocamera che potrebbe risolvere in parte i problemi, ma non sono chiaramente le uniche cose da fare. Qui purtroppo la notte è terra di nessuno, purtroppo molte volte anche con scooter e macchine si arriva in queste piazze, quindi è necessaria anche una piccola ordinanza che cerchi in qualche modo di vietare l'accesso anche con i mezzi a motore, ma comunque c'è bisogno di una presenza più costante anche delle forze dell'ordine e basterebbe, come sempre diciamo, un semplice turno serale e notturno della polizia locale che, se attivato, potrebbe sicuramente aiutare questa zona anche a risolvere alcuni problemi di vandalismo. Si tratta insomma di un intervento che riguarda l'Enel per ora. Per le soluzioni altre, cioè per vedere il completamento dell'opera, toccherà aspettare l'esito della procedura fallimentare dell'azienda incaricata dei lavori. Pescara Colli manca appunto di una piazza che abbia un senso, che non sia un parcheggio e che non sia un momento di transizione, ma sia un'animazione vera e propria. Dobbiamo cominciare a pensare alle periferie come degli altri centri che vengono appunto strutturati ad hoc affinché offrano tutti quanti i servizi necessari. Restiamo a Pescara. I giovani imparano dall'esempio, è stato questo il fil rouge che ha legato i vari interventi al convegno di oggi promosso dall'assessorato alle politiche sociali e della famiglia che si è svolto nella sala consigliare di Palazzo di Città. Tema centrale, le dipendenze tecnologiche. Il servizio. Un focus importante oggi a Pescara, ottobre, il mese dell'affido e dell'accoglienza, e l'assessorato alle politiche sociali per la famiglia organizza questo evento. Sì, è importante inserire nei vari temi quello delle dipendenze tecnologiche, quello dell'utilizzo della tecnologia che dei genitori devono veicolare ai figli, ai giovanissimi. La tecnologia è sempre più impattante, c'è bisogno di conoscere qualcosina di più prima di, diciamo, lasciare questi giovanissimi di fronte alla tecnologia, ecco. Insomma, senza demonizzare la tecnologia, ci mancherebbe, però è anche vero che è emerso un dato importante in Italia. Ragazzi isolati sociali, i famosi Kikomori, che dal Giappone insomma sembrava una realtà estremamente lontana, e invece abbiamo già tanti casi in Italia e a parer nostro molti emergeranno nei prossimi anni, insomma. Spieghiamolo in poche parole, che cosa significa? C'è un ritiro sociale completo, una volontà di rimanere chiusi nei propri spazi, solitamente la propria camera, senza uscire, soprattutto quando finisce il periodo scolastico, nemmeno, diciamo, il movimento verso gli altri, lo studio, una socialità minima, uno sport, viene annullato tutto, ci si rinchiude dentro la propria camera, veicolandosi alla vita esclusivamente attraverso uno schermo, uno smartphone e quindi attraverso questa tecnologia iperdigitale. 3.000 i casi che si conoscono, ma secondo lei sono tanti di più?
Sì, assolutamente sì, anche perché prima che emerga un caso c'è bisogno di un lungo periodo in cui nessuno si accorga di un fenomeno particolare. Fare una stima di questa dipendenza tecnologica in Abruzzo non è semplice. Come garante dell'infanzia, qual è il suo punto di vista dal suo osservatorio specifico? Ma noi abbiamo costituito proprio un database in merito a tutte le problematiche sociosanitarie e devo dire che forse questo dato è il dato più incerto che abbiamo, pertanto dalla dipendenza dai social. Però una mia riflessione è proprio quella di esaminare anche l'atteggiamento di un adulto, perché probabilmente io spesso sento parlare e tra di noi ci confrontiamo, però forse la prima osservazione la dovremmo fare su noi stessi, su noi adulti che diamo l'esempio e quindi anche in casa di non consentire l'uso dei cellulari e anche delle tecnologie, e se siamo noi i primi, insomma, per i ragazzi non siamo un esempio. Cambiamo decisamente argomento, si chiude domani a Montesilvano, Abruzzo Winner 2024, l'esposizione canina internazionale organizzata dal Comune in collaborazione con l'ente Cinofilia Italiana Il Servizio. Sindaco De Martinis, una grande manifestazione, tantissima gente, tantissimi cani arrivati da tutta Italia e anche da fuori. Una bellissima manifestazione che per il quarto anno consecutivo si svolge nella nostra città, in questo nostro bellissimo Paladin Martin, tantissimi meravigliosi esemplari accompagnati dai loro, insomma, allevatori e proprietari, ma anche momenti di convivenza tra i cani stessi e tanti visitatori che giungono all'interno del Paladin Martin proprio per ammirare, ma anche per cogliere degli aspetti legati alla convivenza tra l'uomo e il cane, e questo è un elemento che sicuramente impreziosisce. Io ringrazio l'ENCI che da anni con noi collabora a diverse manifestazioni di carattere regionale con questa manifestazione invece che ha un respiro internazionale. Siamo alla 21ª edizione e Abruzzo Winner è organizzata dal gruppo cinofilo di Chieti, di Pescara e di Teramo. E io voglio ringraziare in primis il sindaco di Montesilvano perché ci dà la possibilità di usufruire di questa struttura che è ad hoc per quello che perlomeno abbiamo bisogno noi. E ringrazio anche oltre gli espositori, soprattutto che loro vengono da lontano, i giudici che sono internazionali, quindi arrivano da tutte le parti. Si vedono circa 2000 cani appartenenti a oltre 160 razze canine. Le razze canine riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale sono circa 390. Qui ce n'è davvero un bel numero, ci sono razze davvero molto rare, anche le più famose. Si dividono in due giornate perché in una è dedicata ai raduni di razza, dove ci sono dei raduni specifici, per esempio abbiamo i cani lupo cecoslovacco, i Golden Retriever, Labrador Retriever, Chow Chow, Basset Hound e Spitz tedeschi, quelli famosi che si chiamano Pomeranian, molto piccoli e compatti. E poi nel pomeriggio di oggi, sabato, domani, domenica, avremo invece le due internazionali, quella di Teramo e quella di Pescara. In entrambi i casi viene fatta una selezione all'interno di tutte le razze rappresentate e al termine viene proclamato il miglior soggetto assoluto delle due manifestazioni. Non è un qualcosa di estetico, non è una passerella fine a se stessa, ma è una valutazione zootecnica per individuare i migliori soggetti a rappresentanza delle razze. Cambiamo argomento, stamani a Chieti i soggetti aderenti hanno sottoscritto il patto comunale per la lettura, un passaggio propedeutico per il conseguimento della qualifica di città che legge nell'ambito di un programma promosso dal Ministero per la Cultura. Il servizio. La sottoscrizione del patto comunale per la lettura è uno dei requisiti richiesti dal CEPEL per poi ottenere la qualifica per il comune di Chieti di città che legge. Quindi avendo comunque Chieti già
quasi tutti i requisiti appunto richiesti da questo avviso pubblico. Ciò che mancava era solo questo atto formale che noi oggi sottoscriveremo con tutti gli aderenti, e c'è da dire che sono veramente tantissimi rappresentanti di associazioni, istituzioni, scuole e quant'altro. Da qui in poi, quindi, l'obiettivo è quello di partecipare innanzitutto all'avviso per il riconoscimento città che legge e poi iniziare a lavorare tutti insieme, amministrazione e aderenti, per poter partecipare ai futuri bandi di finanziamento che verranno erogati ai comuni, che vengono già erogati ai comuni su progetti inerenti alla diffusione e la promozione della lettura e del libro. Ha alle spalle questo evento un lungo lavoro, una lunga tessitura di rapporti con tantissime associazioni culturali, di cui Chieti è piena ed è viva per questo, e ambiremo a due riconoscimenti, a un riconoscimento di Chieti città che legge, ma soprattutto è un qualcosa per cui ci siamo già messi in moto da tempo, il riconoscimento più prestigioso di Chieti città della cultura. È un primo passo importante e abbiamo, ripeto, queste due grosse ambizioni: città Chieti, città che legge, Chieti città della cultura. E siamo allo sport. Oggi per il Pescara non c'è nessun test in famiglia, bensì una normale seduta di allenamento pomeridiana allo stadio di Febo di Silvi. Da valutare Meazzi, che ieri ha riportato una leggera distorsione alla caviglia sinistra, ma ascoltiamo ora ai nostri microfoni il centrocampista Nicolò Squizzato. Nicolò, un peccato questa sosta forzata col primato che avete conseguito in classifica. Ma sicuramente stavo andando bene, abbiamo fatto dall'inizio del campionato abbiamo fatto delle ottime prove, abbiamo portato a casa punti importanti, però continueremo a lavorare in questi 10-12 giorni che ci aspettano prima della partita con la SPAL, e faremo di tutto per arrivare al meglio in quella partita. Tu che sei uno dei reduci dello scorso anno, che cosa è cambiato? A cosa è dovuta questa metamorfosi della squadra? Ma sicuramente l'impatto che ha avuto il mister fin dall'inizio è stato importante, ci ha dato tanta consapevolezza e siamo diventati, secondo me, un gran gruppo, siamo diventati squadra e anche in campo lo si vede, quindi penso che siamo già, questo molto importante. Ecco, dal punto di vista individuale, per quanto ti riguarda, ti senti migliorato rispetto allo scorso anno? Ma sì, sicuramente con l'arrivo del mister ogni settimana mi parla e mi insegna cose che l'anno scorso non sapevo, che l'anno scorso magari sbagliavo, quindi sì, mi sento che sto migliorando col mister. Quest'estate però, all'inizio del ritiro, si è sparsa la voce di una cessione, voci di mercato, siti, colleghi specializzati. È successo qualcosa? C'è stata la concreta possibilità che tu andassi via? No, solo, come hai detto tu, voci di mercato, ma nulla di concreto. Però mister Baldini nelle ultime conferenze più volte ha parlato dell'etica del lavoro di questo gruppo, anche perché siete stati allenati da Zeman. Quanto c'è di vero? Assolutamente, l'anno scorso sanno tutti che con mister Zeman lavoravamo tantissimo, e quest'anno non è da meno, quindi ha ragione nel dire che siamo tra virgolette abituati, perché arriviamo appunto dall'anno scorso che già andavamo tanto. Ora saranno tre trasferte di fila, una l'avete fatta, temi questo ciclo di gare? No, appunto perché abbiamo dimostrato che anche in trasferta facciamo bene, lavoriamo bene, quindi per noi in casa in trasferta non cambia molto, anche perché ovunque andiamo abbiamo un sacco di tifosi che ci seguono. L'ultima veramente, è un Pescara che può competere per vincere il campionato, ti vuoi sbilanciare o tieni i piedi per terra? No, assolutamente, se siamo lì un motivo c'è, quindi dobbiamo evitare di farci abbindolare da troppi complimenti, restare focalizzati su quello che dobbiamo fare e poi verso aprile e maggio si vedrà. L'intervista l'abbiamo visto, Radio Andrea Costantini. Restiamo in Serie C, presentato questa mattina il nuovo allenatore del Pineto, Ivan Tisci, a poche ore dalla trasferta di Pesaro. Queste le prime impressioni del nuovo tecnico biancazzurro. Questa panchina era una panchina ambita,
è rampita perché questa società nel tempo è cresciuta attraverso il presidente in maniera importante, è riuscita ad arrivare in una categoria del professionismo, e quindi il fatto che sia ambita è stata costata anche allenatori che magari avevano anche sicuramente un curriculum più importante rispetto al mio, mi fa essere contento e orgoglioso di essere stato scelto. Quindi ringrazio il presidente in primis, insieme al direttore, e comunque tutti quelli della società che magari non ho avuto ancora l'opportunità di conoscere, che spero di conoscere quanto prima, perché sono davvero contento di iniziare questa nuova avventura. È stato un po' inaspettato, perché non pensavo di poter sedere su questa panchina per quello che era il mio predecessore, per quelli che erano anche i giocatori e le qualità dei ragazzi, perché le qualità di tanti le conosco, qualcuno l'ho incontrato lo scorso anno nel mio girone, qualcun altro l'ho visto quest'anno, avevo visto, quindi devo dire che la squadra è una squadra che sicuro su cui si ci può lavorare, e quindi le qualità ci sono. Ovvio che, come dicevo prima al tuo collega, dovrò essere bravo nel cercare innanzitutto adesso di non stare a pensare a fare mille stravolgimenti, di cercare di badare più alle cose importanti. Ho detto a loro, e lo dico in maniera molto onesta, e lo sanno, che ho bisogno di loro, perché io non ho la bacchetta magica. Io sono arrivato in 48 ore, ora ho fatto il terzo allenamento, vedo che c'è grande disponibilità, ma con l'esperienza che ho da calciatore so che è quasi sempre così. Quando c'è un cambio d'allenatore, un po' per la voglia di farsi vedere, mettersi in discussione, c'è questa accelerata. Io devo cercare di portarla a diventare non una cosa sporadica, che diventi una cosa a lungo termine. Quindi in questo momento ho detto che ho bisogno di loro, ed è giusto che si sentino un po' responsabilizzati, perché credo che questa cosa sia stata fatta e detta dal direttore sportivo nel post gara dell'ultima partita, in maniera anche, secondo me, forse dura ma giusta, diretta, perché è vero che veniamo giudicati noi tutti quanti, ma loro devono mettere anche qualcosa che hanno, e secondo me ce l'hanno. E io mi auguro che domani, al di là di quello che gli ho cercato di trasmettere in questi giorni sotto l'aspetto soprattutto motivazionale e mentale, ci mettano qualcosa di loro, perché secondo me hanno qualcosa da poter tirare fuori. E siamo alla Serie D, sesta giornata di campionato, con il Chieti che ospita l'Isernia in un Angiolini che si preannuncia già pieno, l'Aquila con l'Atletico Ascoli, mentre il Teramo ospita l'Ancona. Gare molto delicate per Notaresco e Avezzano, ma ci spiega tutto nei dettagli il nostro Jacopo Forcella. La capolista del girone F di Serie D, il Chieti, torna tra le mura amiche dello stadio Angiolini per provare a piegare la resistenza di un Isernia reduce dalle quattro sberle rimediate col Teramo non più tardi di sei giorni fa. I neroverdi dal canto loro hanno la possibilità di innestare la marcia ancor più alta, considerando che quella di domani sarà la prima di due gare interne, peraltro contro due molisane, perché dopo l'Isernia sarà la volta del Termoli. Ignoffo sarà senza Balic e Oddo, ma avrà il supporto di uno stadio intero, quasi tutto esaurito, che spingerà il Chieti a quello che potrebbe essere un successo, che andrebbe nel caso abbinato con i risultati di quelle che la tallonano in classifica e che non avranno impegni semplici. I miei ragazzi hanno lavorato benissimo sta settimana per prepararsi al meglio ad affrontare un avversario che reputo tosto, un avversario che reputo forte fisicamente da quello che abbiamo visto e studiato, e che va attenzionato e preso con le molle. Dobbiamo solamente mettere l'intensità che serve, la cattiveria agonistica, per affrontare nel migliore dei modi la gara, perché comunque il calcio non ha mai dato nulla per scontato, e io di queste esperienze ne ho vissute tantissime. Dopo si prendono brutte botte. Il clou sarà allo stadio di Monticelli, dove Atletico Ascoli e l'Aquila, entrambe a quota 10 punti, si sfidano per provare a continuare il percorso a caccia della prima. Rosso-blu di Pagliari, che hanno riscattato San Benedetto con la Fermana e adesso se la vedranno con l'11 di Seccardini, che dopo una stagione di apprendistato adesso sono formazione di alto lignaggio. Nessun problema di formazione per il tecnico marchigiano, che potrà scegliere gli interpreti per il San Mauro Bartolini. Penso che comunque l'Atletico Ascoli, l'abbiamo vista, l'abbiamo visionata, è una squadra propensa tatticamente all'attacco, quindi una squadra compatta che si conoscono da parecchio, perché comunque l'allenatore è già dall'anno scorso che è lì, quindi sicuramente è una squadra difficile da affrontare. È chiaro che comunque veniamo da un risultato positivo in casa,
però come detto fuori casa dopo la sconfitta di San Benedetto che diciamo è stata abbastanza pesante, dobbiamo ripartire da lì tra virgolette, dalle cose che non sono andate, tranquilli, ma soprattutto dobbiamo andare lì con la consapevolezza di fare una prestazione importante, sicuramente. Il Teramo invece torna al Bonolis per la partita interna contro l'Ancona, Diavolo rinfrancato dal successo in Molise contro l'Isernia. Pavone recuperato ma potrebbe non partire dal primo minuto. Pomante però potrà averlo a disposizione. Sarà certamente ancora out Pepe che soffre di un problema fisico che gli aveva fatto saltare anche il match precedente. La gara contro i Dorici è insidiosa considerando che l'11 di Gadda è un punto sopra il Teramo e in ogni caso ha ambizioni di alta classifica. Penso che Teramo Ancona, voi eravate abituati a vederlo in un'altra categoria. Sicuramente domani giocheremo in un campo di un'altra categoria e con un pubblico di un'altra categoria, perché da quello che mi dicono saranno tantissimi tifosi. È una partita per noi difficile, però è normale, c'è un'emozione, un entusiasmo giusto, perché tornare qui al Bonolis fa un grande effetto al di là del punto di vista tecnico-tattico. Questa è casa nostra per noi giocatori, per me allenatore, per la società, casa vostra per voi tifosi del Teramo, che giustamente abbiamo giocato due partite a Notaresco, però diciamo che ci sentiamo un po' estranei, adesso veramente ci sentiamo, c'è un entusiasmo giusto, c'è la voglia giusta di fare un grande campionato qui al Bonolis. Noi ce la metteremo tutta, siamo in un momento positivo dal punto di vista mentale, dobbiamo ancora crescere dal punto di vista tecnico-tattico perché questa squadra ha ampi margini di miglioramento, però abbiamo tutte le carte in regola veramente per portare a casa domani il risultato positivo. Notaresco coi Cerotti in casa di uno dei due fanalini di coda recanatese. Al di là della classifica però i leopardiani sono squadra con qualità, in particolar modo Alessandro Sbaffo, mentre i rossoblù arrivano all'appuntamento con qualche assenza di troppo, perché mancheranno Pulsoni che ha un problema al ginocchio, Di Bartolo fastidio al flessore e Di Cairano squalificato dopo il rosso rimediato domenica scorsa proprio contro l'Atletico Ascoli. La formazione di Filippi non ha molte scuse ancora, 5 sconfitte su 5 sono un rollino non in linea con lo spessore della rosa, malgrado l'infortunio grave occorso a Melchiorri. Giocherà Bellusci nel pacchetto arretrato con Ferrante e Mordini. In casa Notaresco possibile che parta dal primo minuto Pellacani con Arrigoni e che l'assetto offensivo sia un 2 più 1 per avere una carta come Cajal da giocare in corso d'opera. L'altra ultima della classe è l'Avezzano, squadra in piena trasformazione, via il direttore generale Manfra, possibile partente anche Simone Tonelli e con molti assenti tra difesa, Ferrani e attacco, dove mancheranno sia Litteri infortunato che vantaggiato squalificato. È arrivato Aldo Graziano, centrale 2004 ex Fidelisandria e settore giovanile del Monza, ma a Termoli va assolutamente preso un risultato positivo per evitare di scivolare ancora di più in una graduatoria che inizia ad avere già una sua fisionomia. L'auspicio è che i giorni di lavoro possano permettere a Sandro Pochesci di migliorare un organico che finora non ha raccolto nulla. E questo era l'ultimo servizio per oggi. Vi ricordo la disponibilità dei nostri contributi sulle pagine social e sul sito www.tvsai.it. E l'appuntamento con l'informazione torna puntuale questa sera con il TG delle 19.